Monica, ho la sensazione che oggi sarà una giornata grandiosa. Oh no! No, me l'ha versato tutto addosso. Anche a me. Ma cos'era esattamente? Quelle bevande ci hanno fatto qualcosa, Monica. Siete emozionate per essere state scelte per la sfida rosa versus viola? Una sfida? Caramba, che sorpresa! Wow! Che adorabile cappello! Mi chiedo se sia magico. Devo vedere cosa c'è dentro. Ma guarda un po', uno slime! Però non ne ho bisogno, continuo a cercare. Un Kit Kat viola? Che meraviglia, è bellissimo! Ma il sapore è ancora meglio! Sei proprio fortunata, questo è sicuro! Lo puoi dire forte! Devo solo pulirmi la bocca e ho fatto! Vediamo cosa si nasconde sotto il mio cappello rosa. C'è una mano che mi ha afferrato il naso. Ma quella era la mia, sciocca. Continuiamo. Credo di sentire qualcosa. Wow, una Coca-Cola rosa. Deve avere un sapore insolito. È fantastico. Posso berne un sorso? Certo, avvicina un attimo il cappello. No, così è troppo! Volevi bere? Quella era la tua occasione. Solleviamo nello stesso momento? Mais rosa? Questo sì che è molto strano. Sono strane anche le patatine viola, ma comunque le voglio provare. Questi chicchi così luminosi fanno un po' paura. Spero che non siano velenosi. Ma perché non aggiungere qualcosa a quella pannocchia? Che sorpresa, sono buonissimi! E adesso? Uno scarafaggio? È facilissimo spaventarti. Sembra solo a me o ha cominciato a piovere qui dentro? Wow, piovono popcorn? Impossibile. È molto più buono così rispetto a prima. Comunque le mie patatine saranno molto meglio dei tuoi popcorn. Farò qualcosa di ancora più grandioso rispetto a quello che hai fatto tu. Oh no, patate viola! Non era affatto quello che volevo. No, neanche le assaggio. Così tante gomme e sono tutte viola. Le mie sono rosa, ma questo era ovvio, no? Cominciamo a lavorare di mandibola. Adoro questo sapore di fragola. E allora io che gusto ho? Scopriamolo subito. Non lo capisco, però mi piace. È il momento delle bolle. Ottima idea. Non mi batterai. Lo vedremo. Stanno per scoppiare. Caramelle? Ottimo. Sono mie. Ma non è giusto. Chi va a Roma perde la poltrona. Quanto sono aspre. Cosa ti sta succedendo sulla faccia? Ti è comparsa un'enorme irritazione? È tutta colpa delle tue caramelle rosa. Devo prendere subito un antidoto. Presto!
funzionato? Mi sento molto meglio adesso. Uno, due, tre, via! Un gabinetto? Oh, proprio quello che mi serviva. Grazie a Dio dell'ottima uva. Così succosa, potrei mangiarla tutta in un attimo. Non avevo idea che l'uva ti piacesse così tanto. Scherzi, la adoro. Sfortunatamente non posso dire di amare i gabinetti come tu ami l'uva, ma i lecca-lecca sono un'altra storia. E questa polvere di zucchero e la ciliegina sulla torta? Sono contenta per te. E sarò ancora più contenta quando ti gusterai la mia sorpresa. Credici di un po' di sale al posto dello zucchero. Sono così buoni, ne voglio ancora. Ma perché improvvisamente è diventato tutto salato? Sorpresa! Oh. Ora è immangiabile, Monica! Sono pronta a continuare. Wow, altre caramelle! Io un bel ghiacciolo! Sembrano dei gioielli, dei buonissimi diamanti di zucchero. Certo, sono anche belli duri. Ma non mi arrendo. Spero che il mio ghiacciolo sia un po' più morbido. Eh no, congelato ovviamente. Monica, che cosa stai facendo? Sto usando una tecnica segreta. Scaldo un pochettino il mio ghiacciolo così si ammorbidisce un po'. Credo che tu stia un po' esagerando. Ma no, sei tu che non capisci. Attenta, è caldo. Ops, scusa, un po' esagerato. Adesso il ghiacciolo è pronto per essere mangiato. Finalmente qualcosa per dissetarci. Fantastico! Mi è capitata della Coca-Cola. Ma come la bevo? Non ti vedo fare progressi. Dammi solo un secondo. Proviamo a usare queste unghie. Wow! Ehi, ma non è una bibita, è gelatina! Che piacevole sorpresa! Ma imparando dai tuoi errori, prendo subito una puntina per il palloncino. E mentre cerchi la puntina, ti cambio il palloncino. Finalmente l'ho trovata! Acqua! È solo un pensierino da parte mia. Niente muso lungo. Ecco la tua gelatina. Grazie, Monica. Apro subito. Che buona. Che strano. C'è un piatto soltanto. Ma vedo che c'è un sacco di roba per entrambe. Vediamo che sapore hanno. Disgustoso. Proviamo un po' a risolvere questo problema. Wow, ma sei veramente magica, Monica. Non è niente, non è niente. Ma la situazione dovrebbe essere migliorata. Oh sì, lo è. Fantastico! Non vedo l'ora di assaggiare la tua creazione.
dolce, ma manca qualcosa. No, no, non farlo. Troppo tardi. La mia testa sta per esplodere. Poverina, avevo provato ad avvertirti. Se vi è piaciuto il video, lasciateci un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ciao e alla prossima!